Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Milano Fashion Lovers. Oggi puntata pazzesca. Ospiti d'eccezione, ma soprattutto tanti argomenti che fanno tendenza. Ma prima, sigla! Eccoci qua, beh, che dire, prima di iniziare a presentare i nostri ospiti, presentiamo la mia compagna di viaggio, nonché la mia fidanzata, ormai si sa, io lo dico perché è pieno di raccomandazioni, si parla di conduzioni pilotate, lei è la mia fidanzata, Sofia Inglese. Ciao, ciao Anthony, ciao, chiariamo tesoro. Subito che non sono la tua fidanzata. Ma come no, dai, i telespettatori non meritano di essere presi in giro, ma vedono benissimo. Guarda che il tuo fidanzato a casa... Ma che ci dici? Vedo un ombelico, ma che combini? Primavera, ormai, quindi facciamo vedere tutti quanti l'ombelico, la nostra Katia Ferranti, opinion leader, che ne ha da dire ogni puntata sui nostri ospiti, che a questo punto iniziamo a presentare. Prego Sofia. Gennaro Marchese, makeup artist. Buonasera Gennaro, grazie di essere venuto qua e di aver accettato il nostro invito. Parleremo con Gennaro di tanti argomenti importanti e soprattutto quello che succede dietro le quinte, perché lui ha avuto a che fare per tanti anni con tanti big dello spettacolo e oggi ci racconterà qualcosa. E poi Barbara Donatino, influencer di successo. Che dire Barbara, una grande esperta di beauty, pure tu non per questo oggi sei qui. Approfondiremo questo argomento perché, come ben sapete, ormai l'era dei social e il mondo dell'etere è ricco di grandi personalità che fanno successo e Barbara ci dirà la sua. E infine, la special guest, Rosaria Renna. Ciao, eccola. Attrice televisiva e radiofonica. Sono io. E lei. Confermo. Una carissima amica, grazie di aver accettato il nostro invito. La grazie a management te. Quando mi aveva detto che la nostra voce più sexy della radio italiana sarebbe stata l'ospite di questa puntata, che dire? Oggi faremo anche qualche lezione se ti va. Oh mamma, va bene, dai, hai detto tutti in riga. Col mio accento sardo, il primo caso fallimentare di Fioretta Mari, ma magari con la radio me la caverò un po' di più. E ma sai, oggi vanno le voci non impostate, con gli accenti, le voci sporche, insomma, quindi oggi sei in tendenza perfettamente. Sono in tendenza, come un po'... Ogni settimana quello di cui parliamo, la moda in realtà, che cosa fa tendenza, quali sono i fenomeni che ci permettono di passare nel corso delle epoche, ma poi ritornare sempre col passato che fa sempre tendenza. Ma spiegami un attimo prima di iniziare questa puntata, perché la voce più sexy della radio italiana? Vogliamo sapere qui a Milano Fashion Lovers perché? Io non lo so in realtà, è successo tutto qualche anno fa, davano anche i telegatti per i personaggi della radio e avevo una serie di nomination, però vinsi quello come voce più sexy, tanto che all'inizio ero insomma più ragazzina, un po' mi vergognavo, quindi quando dicevo ho vinto il telegatto come voce più sexy aggiungevo subito ma io faccio un programma normale, perché non volevo che la gente pensasse che io facessi chissà che per radio. Poi devo dire nel tempo invece ho cominciato ad apprezzare questo riconoscimento, vuol dire che nonostante io non mi atteggi, insomma, persona sexy, evidentemente la mia voce comunica qualcosa di sensuale, non mi dispiace, anzi che bello. Ecco, io ti ho conosciuta tanti anni fa a Roma, all'asilo, in una storica radio nazionale italiana. Ma si può dire? Se, si cioè può io dire, non è, diciamolo. RDS. Ah, ok, sì. E prima, tanti anni fa, ancora non c'era il collegamento video, quindi voi... conduttrici, andavate così, un po' non sportive, come vi trovavate? Il classico in pigiama, cioè tutti che dicevano beata te che fai la radio perché puoi andare in pigiama e bigodini, in realtà è stato vero per gran parte del tempo, ma con l'avvento di internet, dei cellulari, dei social è diventato impossibile anche per noi, insomma dobbiamo essere sempre truccati e parruccati come se facessimo la televisione, poi quando facciamo le interviste viene qualche ospite in radio, io ne ho ogni giorno, devi essere
essere sempre in ordine, quindi in realtà questa cosa adesso non vale più. Poi addirittura c'è chi ha la radiovisione, che è un'ulteriore prova, è come fare la televisione tutti i giorni. Però sì, diciamo che sono cadute molte barriere. Ho molti colleghi che pensano con nostalgia al passato, dicono che bello, io ho fatto la radio proprio perché non volevo essere visto, e invece a me fa piacere, forse perché comunque ho una doppia anima, non soltanto quella radiofonica ma anche quella televisiva, anche se chiaramente sono più famosa per essere una voce della radio. Ah, il dono dell'ubiquità per le anime. Che bello. Stai dicendo tu. Ma a proposito di make-up e di beauty, abbiamo qua due validissimi esperti, quindi affronteremo insieme questo argomento attraverso questa clip. In questo mondo in cui il protagonista è chi ha qualcosa da dire, i make-up artist spopolano. Primo fra tutti, Mario Dedivanovic, truccatore di Kim Kardashian, che ha acquistato sempre più popolarità con le sue masterclass. Grande successo per Pat McGrath, creatrice di veri e propri gioiellini per ogni beauty addicted. Medesima sorte per Uda Kattan, fondatrice del brand Uda Beauty, che si classifica nella top 10 Forbes delle beauty influencer più ricercate. Menzione d'onore per la nostrana Clio Makeup, che mobilita tutti i suoi follower da Milano a Napoli. Partita con recensioni e video tutorial, è oggi un'imprenditrice di successo con una linea di prodotti all'attivo. Famoso al popolo di Instagram anche Mr. Daniel. Like dopo like, tag dopo tag, sono loro le vere star. E a proposito di trucco, chissà se l'ombelico della nostra Katia Ferrante è stato truccato. Chiedo alla regia di inquadrarlo, facciamo vedere l'ombelico truccato con un po' di rimmel, lateralmente di fango. Sono sempre tremendo, sempre, sempre tremendo. A proposito di make-up, anche voi da casa potrete dire la vostra, scriveteci a milanofashionlovers@gmail.com. Tesoro, ti lascio alla tua postazione, ci vediamo più tardi, non tradirmi. Eccoci qua, entriamo nel vivo della puntata con un argomento che Gennaro, grande maestro da oltre 30 anni di illustri big del mondo dello spettacolo, e anche Barbara, che dopo un'esperienza televisiva di grande successo ti sei ritrovata un po' nel campo del beauty, diventando anche una big soprattutto per quanto riguarda i social. Spieghiamo un po', entriamo nel vivo. L'ho scelta, diciamo, questa strada, perché in realtà avevo varie opportunità quando sono uscita da quel programma televisivo, dai Grande Fratello. Tra l'altro, permettimi di dirlo, sei stata veramente in quell'edizione una delle più simpatiche. Grazie. Ci hai fatto divertire tanto, non sei stata la solita ragazza di vano, diciamo. Grazie, mi fa un sacco piacere ed è uno dei complimenti forse più belli che tu potessi farmi, perché comunque si associano sempre degli aggettivi bella, simpatica, però simpatica te lo dicono poche volte, e quindi mi fa un sacco piacere, perché comunque è una delle doti che mi piace di più di me. Difficile da tenere, però ci provo ad essere simpatica sempre. In TV non è stato facile, immaginerai. Non è stato facile soprattutto neanche trasmetterlo sui social, poi, perché ecco, saprai meglio di me che comunque la comunicazione sui social è diversa rispetto alla televisione. Quindi non è stato facile per me riuscire a tirar fuori tutta la parte di me che mi piace di più, soprattutto per quanto riguarda il beauty, perché io il beauty, a differenza di come diceva appunto poco fa Rosaria, è una cosa che invece il mio lavoro mi ha insegnato, perché il prendermi cura di me mi ha insegnato a vedermi bella, ed è una cosa che io ho imparato con il tempo, perché ero molto autocritica con me stessa da piccolina, pur avendo sempre fatto lavori come fotomodella, modella, eccetera, però ero veramente ipercritica, e in questo il mio lavoro mi ha aiutato a prendermi cura di me, coccolarmi, scegliendo il mio look, truccandomi la mattina, mi ha aiutato veramente tantissimo. Abbiamo visto nel contributo video, tra l'altro, proprio delle icone, no? Che spiegano quotidianamente attraverso i loro video quali sono un po' i consigli, tutto quello che va di moda attraverso il beauty. Tu come ti rapporti col pubblico? Io cerco sempre di, ogni volta che mi regalano un prodotto o comunque mi cerco io di avere quel prodotto a casa perché magari sono interessata alla nuova uscita di un brand piuttosto che un altro, lo provo insieme ai miei utenti. Quindi non parlo mai di un prodotto prima di non averlo testato, ma questo credo che sia un po' la base per avere un minimo di credibilità. Certo. Perché in un mondo dove ormai sui social davvero ti regalano tutto, perché comunque basta avere un minimo di visibilità e i brand comunque ne approfittano giustamente, a parte loro,
credo che per avere credibilità sia importante far vivere il tuo modo di vivere i prodotti agli utenti, quindi davvero dimostrargli cosa significa, cioè mettere una crema ogni giorno, quanto è diverso l'effetto che ti fa una crema dal primo giorno rispetto a dopo 2 settimane che la utilizzi, no? Quindi insieme a loro io mi interfaccio in questi termini e tante volte scelgo anche di non prendere fee, quindi di non essere pagata, proprio perché voglio testare i prodotti che utilizzo. Quindi credo che insomma sia un buon se passo. Se ti va, visto che tutte le volte testi, io sono saldo, testa dura, quindi ti aiuto volentieri a testare questi prodotti, ma ti è mai capitato di ricevere delle gift che ormai vengono anche definite un po' così, perché si utilizza questo linguaggio slang un po' americano, un po' inglese, sì, ormai nei social. Che me non piace, se io dico questi regali, mi guardano tutti un po' così, sì, no? Tu sei un conduttore televisivo, non puoi dire no, devi dire gift, o cazzi, gift. Esatto. Ti è mai capitato di ricevere qualche prodotto che non ti è piaciuto, che magari dovevi anche pubblicizzare? Come hai fatto? Allora, in questo io cerco di tutelarmi prima, ormai ho imparato, all'inizio sì, però non nel beauty, mi è successo in particolare per un anello, mi ricordo che aveva questo diamantino sotto che mi bucava il dito e io lo mettevo e dicevo alla tipa che mi aveva regalato, guarda che io non mi trovo bene, non mi sento di dover dire ai miei follower che questo anello è un bell'anello, perché comunque mi fa male, cioè, quindi cosa devo fare, io non me la sento di questa, però giustamente lei mi diceva, ma io ti ho pagato per questo, quindi è giusto che tu mi faccia questa pubblicità. Ho ripreso, gli ho ridato i soldi, gli ho ridato l'anello. Beh, se no saresti diventata la testimonial di una linea di masochisti. Esatto. Cioè, una cosa un po' più particolare. Esatto. Ma a proposito di make-up, abbiamo qui un grande maestro, oltre 30 anni di carriera. Lui ha iniziato, pensate, a 20 anni. La sua prima esperienza è stata una campagna pubblicitaria di grande successo e da lì tutta la scalata verso le più grandi star che tutt'oggi vogliono essere truccate da lui nelle maggiori reti televisive. No, non è cominciato proprio così, però. Ma dai, tu devi dire sì. Sì, no, però no, voglio spiegare. No, voglio spiegare. Autori. Io facevo il modello, adesso non vedete, non guardatemi adesso. Però io ho fatto il liceo artistico. E quindi io da lì non volevo più stare davanti e volevo continuare a stare appunto in questo mondo. Mi piaceva disegnare, quindi mi ho applicato tutto il mio talento disegnando e truccando. Ho cominciato con mia madre. C'è nelle varie esperienze che hai svolto un artista con cui tutt'oggi sei veramente un grande amico, perché poi quando lavori tanto tempo, sì, soprattutto in luoghi insomma dove si sta spesso insieme tante ore, ti senti intimo. Esatto, ti senti, sì, intimo, soprattutto voi truccatori siete un po', che a volte non è anche le valvole di sfogo, no? Sì, però non è proprio il massimo. Io adesso in questi giorni mi sono accorto che non... Hai studiato anche psicologia, diciamo. Anche, sì. Non è il massimo avere un approccio amichevole con il cliente o comunque il personaggio famoso che con cui io condivido e divido il camerino, la poltrona, eccetera, quando tutte le volte che le trucco. Perché mi sono accorto che fanno bene molti a mantenere tenere le la distanza. E io questo qua non l'ho mai capito. E quindi ho preso tante di quelle fregature che alla fine... Fregature, ma anche tanti amici, lo sanno tutti, vediamo amici, le storie sui social, Malgioglio. Ma sì, sicuramente. Ma la stessa rettore, una grande. Sì, però poi alla fine si diventa troppo amici. E quindi non pagano più. No, quello no. Poi io mi faccio rispettare sotto quel tuo punto di vista, però la maggior parte delle volte io già per carattere non so chiedere, non so. Diventa un po' complicato con tutta la situazione. Quando c'è l'amicizia. Ha ragione, no? Stavo riflettendo su questa cosa, che a volte è meglio non essere troppo amici con chi lavori, con le persone con cui lavori. Guarda, io ultimamente con una batosta che sono stato, ancora ci sto molto male. Non dico con chi, però è un personaggio molto famoso. Oh, ecco, però nelle varie esperienze, un po' quello che mi è venuto da pensare, mi confrontavo anche con gli autori, proprio nel momento in cui abbiamo deciso di dedicare questa puntata e avere appunto come cast centrale proprio una grande icona della radio italiana, proprio definita voce sexy, vi è mai capitato di dovervi rapportare con un tipo di artista, ma anche con un tipo di clientela dove
bisognava essere veramente sensuali nel messaggio attraverso il trucco, ma anche attraverso il prodotto da lanciare. Beh, devi avere comunque, cioè, una base per poter trasmettere determinati messaggi, appunto. Qui è fondamentale. Ecco, ma c'è, per dire, la novità del 2019, quel trucco che va più rispetto agli altri anni. Quest'anno qual è quello che fa tendenza? Secondo me, guarda, questa storia del che va, non va, non c'è, basta. Cioè, va tutto. Allora, quando negli anni 40, poi gli anni 30, prima che c'era? C'erano altri stili, e veniva altre epoche, e quindi c'è, cioè, che inventava lo stile anni 40, lo stile anni 30, ci sta, cioè, poi negli anni 80 si sono ripetuti tutti, ma all'epoca chi era? Okay, l'influencer, che determinava quel tipo di moda. Il trucco è semplice: coprire i difetti e fare il miglior make-up. È vero, ci piace. Esatto, sì. Piace. No, giustamente. Sì. Però lui è bella questa cosa che va tutto, perché effettivamente se va di moda una cosa, non è detto che stia bene a tutti. Quindi bisogna avere la forza di trovare il proprio stile, che è una cosa che non passa di moda, a differenza invece delle mode del momento. È personalità. Sì. Mi capita spesso, magari sui social, di sapere, perché oltre a lavorare come influencer lavoro anche nel backstage, quindi gestisco social network magari per alcuni brand, e quindi mi capita di sapere per certo che certe cose vanno di moda, però per scelta non le seguo, ma non perché non funzioni un'altra cosa, piuttosto perché ti crei un pubblico diverso semplicemente, quindi sai che se non segui la tendenza comunque avrai delle persone che saranno appassionate magari al tuo personaggio, al tuo stile, proprio per questo motivo, perché ti distingui da un po' dalla massa, no? Sì. Giusto? Poi uno può seguire la tendenza ma non avere gusto. Esatto, però è vero, non è una garanzia, ahimè. Io conosco bene Gennaro, stasera sarà l'aria di Milano Fashion Lovers. Sono buono. È molto molto pacato. Ma no, ma non può esporsi attento. Perché cara, è come la un mia Rosaria, cara Barbara, dovrete aiutare voi. Io voglio qualche gusto. Io mi espongo anche troppo. Prima di arrivare in qualche curiosità che voglio che venga svelata tra Milano Fashion Lovers, sentiamo un po' qualche messaggio. Che cosa dicono da casa? Allora, Arianna da Pisa scrive: me lo sono sempre chiesta, i truccatori che promuovono prodotti su Instagram lo fanno perché credono davvero nel prodotto o perché vengono pagati? Beh, non ci prendiamo in giro, cioè a volte ti capita di pubblicizzare, cioè a me non piace essere ipocrita in questo, a volte succede che un brand ti paga e ti paga molto bene, magari non è neanche così male, perché non devo pubblicizzare? Cara Barbara, qua tocca campare, abbiamo tutti dei mutui da pagare. Bravo. Esatto. Prego. Ci sono moltissimi brand creati da truccatori. Meglio affidarsi ai loro prodotti o meglio continuare a fidarsi dei grandi marchi come per esempio Dior e Chanel? Sara D'Arso. Quando mi proporranno di essere testimonial, o comunque io proporrò la mia linea, non te lo saprò dire. Finora ma c'hai mai pensato? Hai mai pensato di creare una tua linea? Magari c'è qualcuno che mi può aiutare. Ci sta pensando perché abbiamo io qua Barbara, non mi voglio ritrovare, che ti può aiutare, te la dirò tutta, poi non mi voglio... ti farà la pubblicità, non mi voglio ritrovare, dai, sì, io già creato. Non mi voglio ritrovare a 60 anni, che ci stiamo quasi, complimenti, te li porti da Dio, ancora a truccare basta, ma soprattutto a sentire il caso, andiamo avanti, che siamo insopportabili noi, e diciamo la verità, soprattutto nel backstage, persone adorabili, quelli che sono rimasti trentennali, ventennali, sono quelli adorabili, io li amo, non parliamo della mattina presto, dai. Direi così, andiamo avanti. I make-up artist più famosi sono quelli che più truccano le persone famose, ma sono anche più bravi? Laura da Firenze. Sei bravo? Non lo so, questo lo devono dire gli altri, però se io seguo tantissimi personaggi, evidentemente io ho dato del mio, ovviamente. E quindi, insomma, sono tanti gli aspetti. Oltre a quello che essere bravi, bisogna anche essere pazienti, bisogna seguire anche i loro, come dire, capricci. I loro capricci, cioè non puoi imporre determinate cose. A volte l'ho fatto e forse ho indovinato, e altre volte meno, perché molta gente si vede, sai, non fare questo, non fare quello, certo. Perché giustamente devi rispettare i loro gusti. È sempre una questione di responsabilità, ma parliamone meglio attraverso questa clip.
Sulle note della celebre frase recitata da Robin Williams, una domanda è d'obbligo. Quanto è vasto il potere delle parole? Si dice che uccida più la lingua che la spada, che le parole abbiano il potere di distruggere e che a volte possono ferire più dei proiettili. Ma nel concreto, nella vita di tutti i giorni, la nostra parola ha davvero così tanta importanza? Nell'epoca in cui viviamo, che sia alla radio, in televisione o sui nuovi mezzi di comunicazione, ogni opinione diventa virale. Ogni pensiero può dare origine a una reazione a catena che cambierà per sempre la nostra vita e quella degli altri. In quest'epoca in cui tutto è amplificato, bisognerebbe ricordare che qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Ecco, diciamo, ormai si sa, lo sanno tutti, cioè dire che stiamo insieme non è più una grande responsabilità, è un dato di fatto. Cioè, Tony, è inutile che inventi, non è così grave, insieme. Dai. C'è di peggio, sono c'è di peggio. Lei dice sempre che sono basso, ma lì c'hai i tacchi. Metti i tacchi anche te, metti i tacchi anche te, non è giusto che ce li abbia solo lei. Che ti ridi tu, questo benedetto fuori? Faccio ridere, però l'uomo simpatico è sempre quello che fa più successo, perché nasconde delle sorprese. Tu invece con un becco di fuori le sorprese non ci stanno più, no, diciamolo. Ecco, la grande responsabilità, partendo dall'ombelico scoperto di Katia Ferrante, la parola, l'espressione, ma anche come preparare gli artisti prima di arrivare davanti alla telecamera è fondamentale. Beh sì, certo. Assolutamente. Sì, sì, beh, poi le parole, lo dici a me che chiacchiero da quando sono nata, praticamente ho imparato prima a chiacchierare e poi a camminare probabilmente. No, le parole sono importanti e oggi feriscono moltissimo, soprattutto perché tutti hanno diritto di parola con i social. Umberto Eco ha detto che anche molti imbecilli, molti stupidi hanno questa opportunità oggi e quindi fanno molto male. E infatti si parla di argomenti importanti come il bullismo, per esempio, e tramite il web diventa veramente contagioso l'odio, quindi bisogna stare attenti alle parole e credo che sia giusto tutto quello che riguarda la lotta alle persone che usano le parole per ferire le altre, perché sembra che sul web tu possa dire e fare quello che vuoi e invece è giusto perseguire anche quelle persone. Ma guarda, ti posso dire la mia esperienza personale, che mi sono ritrovato in due spiacevoli occasioni alla polizia postale. Spesso si tratta di persone che in realtà sono un po' vittime di se stesse, hanno tante insicurezza, cioè, e si ritrovano a denigrare ma anche a utilizzare le tue immagini pubbliche per altri scopi, e spesso diventa spiacevole non soltanto dalla parte di chi poi è coinvolto involontariamente, ma anche dall'altra parte, perché quando poi a quattro occhi vedi le persone che vengono a ti dispiace, scusa, a volte anche con un'età adulta in lacrime, ti rendi conto che c'è qualche problema di fondo. Però qua si tratta di un caso, forse. Bene, che ci sono davvero quattro punta. Ha detto una cosa importantissima, nel senso che purtroppo, ahimè, cioè, è veramente contagioso sui social, cioè dietro un commento negativo dopo inizia la libertà di sentirsi ancora più cattivi. Però poi in faccia va tutto bene. Però sì, però il punto è che, cioè, veramente io non mi sentirei mai di dire cattiverie. No, di perché quel lo tipo, devi? Sì, infatti. Piuttosto c'è gente le dici che faccia. Lo fa. No, è ovvio che io quello che penso lo dico in faccia, questo è vero. No, è ovvio che però stiamo parlando di persone che hanno dei problemi. È ovvio, certo, perché se una persona è felice. Ne ha fatto un servizio alle Iene, e io ho visto, appunto, ti ricordi? Non so se l'hai visto. Ma anche quello con Emma, mi sembra, sì, che Emma, sì, che Vladimir, la offendevano. Eccetera, ma certo, dopo vai e sono poi dei poveracci, no? Esatto. Però voglio dire, il fatto che tu sia un poveraccio, che nella vita tu sia infelice, senza lavoro, eccetera, comunque non ti autorizza a offendere, insultare e anche a dire delle cose penibili, punibili dal punto di vista legale. È una grande responsabilità. Assolutamente, però trovo giusta questa battaglia. Ammettere, avere, però qualcosa devono poi fare. Comunque, a in questo la radio, secondo me, utilizzato un'immagine non l'hanno mai tolta. Cioè, se adesso vai a vedere, c'è ancora un'immagine di un profilo, però con la mia, col mio viso. Non anche c'era a me nulla. L'hanno fatto una volta. Però, sì, sì. Non capisco, cioè, perché devi usare le foto di un'altra persona. Poi, sai, non è Nicole Kidman, che tu dici, ok, è un fan. Evidentemente. Certo. Sono altrui 75. C'era la mia fotografia in primo piano con un fisico, ahimè, che non avrò mai, nemmeno se inizierò domani a pomparmi. Gli steroidi, però io sono stato vittima di una spiacevole episodio dove stavo all'interno di un sito di escort. Cioè,
Poi chiamavano quella persona, ma c'era la mia e pensavano, mia... Cioè, e pensavano di trovare Anthony, cioè capisci? Tutto. Pensavano di trovare Anthony invece. Sì, ma tu pensa che poi me l'ha riferito una mia cara amica giornalista che tu conosci bene, quindi lì mi è venuto anche il dubbio mentre andavo alla polizia postale, quindi questa mia amica giornalista va su. Magari stava facendo un servizio. Davvero, mi è capitato comunque. Chiudiamo. Voi da casa avete anche una grande responsabilità, perché siete anche voi protagonisti di Milano Fashion Lovers, quindi scriveteci, dite la vostra. Milano Fashion Lovers, @gmail.com. Che brava la mia ragazza, no? Bravissima, stai imparando molto bene, prego. Puoi attingerti alla tua postazione. Ma questa grande responsabilità nel corso degli anni appunto ha avuto anche delle proposte di legge che ci hanno permesso di essere un po' più tutelati. Secondo voi oggi siamo avanti in questo discorso oppure c'è ancora tanto da... Io non ho visto secondo nessun cambiamento da fare. Ancora c'è tanto da c'è fare. Troppo da fare, ma anche a livello di giustizia spicciola, perché nelle scorse settimane bastava scorrere i titoli dei giornali per mettersi le mani nei capelli, cioè scarcerazioni di stupratori, ladri che uscivano, cioè non si risolve niente potendo sparare alle persone che entrano a casa. Io voglio che quando le persone vengono prese e si accerta che hanno commesso qualcosa di molto grave rimangano in galera per tanto tempo. Invece oggi in Italia, oggi da molto tempo, purtroppo manca la certezza della pena, manca la giustizia, è un gravissimo problema. Non lo ha risolto la destra, non lo ha risolto la sinistra, io spero che questo governo possa, ma mi sembra che siamo abbastanza lontani dal fare qualcosa di veramente concreto. Ma secondo voi, visto che siete comunque tre personalità che hanno a che fare quotidianamente con un pubblico molto vasto, Barbara per il suo lavoro sicuramente ha un seguito pazzesco e quindi qualsiasi cosa tu vai a mettere ormai è diventato un po' anche un qualcosa da seguire e da acquistare. Rosaria tutti i giorni ci accompagna a Radio Monte Carlo, ormai a Milano già da 2 anni, giusto? Sì, sono trascorsi già 2 anni, incredibilmente. Quindi tutti i giorni anche tu hai anche una grande responsabilità, perché è diretta quello che vai a dire, appunto tutto ciò che attraverso la tua espressione però arriva a dei radioascoltatori con un vasto pubblico e anche Gennaro, perché si sa, oltre a toccare delle grandi personalità, però tu hai sempre il tuo messaggio, la tua osservazione che, come ti ho detto prima dietro le quinte, quando vai a commentare un trucco piuttosto che un programma, hai tantissimi messaggi. Secondo voi questo seguito è diventata un po' anche così una forma di gentilezza nel rispondervi, oppure veramente siete diventate delle persone che hanno quella grande responsabilità, perché forse magari partendo anche da voi con dei messaggi positivi si può voltare pagina un po', certo, anche così, no? Con positività. Io pretendo la gentilezza sui miei post. Cosa fai? Banni se qualcuno cancelli, blocchi, rispondi? No, rispondo con educazione. Però faccio capire alla persona che non è il modo quello di rispondere, e comunque se tu provi dei sentimenti nei confronti di una persona con cui io sto parlando e comunque che conosco, tu non ti permetti assolutamente. Quindi io Gennaro punta sull'eleganza. Tu, Rosaria? Assolutamente. Io sicuramente sul rispetto, sulla gentilezza e sull'inclusione, perché comunque si può non essere d'accordo, però il modo in cui si comunicano le cose è importante. Assolutamente bandita la cattiveria, l'invidia, insomma le parole gratuite che non portano a niente. Non servono a niente. No, servono soltanto a sfogare un po' di frustrazione di chi scrive. Quindi sicuramente chi viene sulle mie pagine, perché anch'io tra Facebook, Instagram e Twitter mi do molto da fare, oltre che in radio, però insomma in radio penso che sappiano tutti che la mia cifra stilistica è l'eleganza, insomma non sono famosa per dire le parolacce. Diciamo. Cioè metto molto a mio agio gli ospiti, insomma si crea un ambiente molto familiare, però cerco di ricrearlo anche sui social e mi dà molto fastidio, anche se una volta rispondevo a tutti i commenti negativi, soprattutto quelli ecco fini a se stessi, poi ho capito che non esci più. Serve a niente. No, non serve a niente, perché non vogliono dialogare con te, vogliono soltanto al limite essere notati e insultati. Esatto. E quindi adesso ho fatto mio il detto inglese che dice never complain, never explain, cioè mai lamentarsi e mai dare spiegazioni. Quindi cerco di forzarmi perché vorrei intervenire e lascio perdere. Ma
magari cancello o blocco le persone troppo moleste. Fai un semplice click, le persone infette vanno via. Via, a casa, a casa. È così, le persone infette, ogni giorno almeno un ban va fatto. Barbara? Guarda, io invece l'eleganza è una cosa che sui social ho dovuto imparare, perché e a me realmente mi venivano gli istinti omicidi. Come, scusa, tu non eri elegante? No, per niente, perché io di fronte a quei commenti veramente mi venivano gli istinti omicidi, sì, perché beh, diciamo, cioè, sono veramente a volte di una cattiveria incredibile, ti giuro. Allora, inizialmente avevo un approccio diverso, non gli rispondevo. Per quanto veramente erano gli unici messaggi magari che su 100 mi saltavano all'occhio, ahimè, non gli rispondevo perché decidevo di ricambiarli con la stessa moneta. Tu vuoi attirare la mia attenzione, non ci riuscirai. Rispondo a tutte le persone che mi trattano in maniera educata ed elegante e al te non ti rispondo. Ha funzionato fino a un certo punto. Poi invece ho cambiato strategia e ho adottato appunto quella dell'eleganza. Quindi a te che mi offendi rispondo grazie mille per il tuo parere. Anche se in quel momento vorrei ucciderlo, capito? Quindi sei carino a condividere con me il tuo parere anche se non gli ne frega niente. Diciamo che con questa frase gli fai un buon giuro per non esatto, dire un'altra parola. Cioè rispondo con gentilezza. Sempre. Persone infette, un ban al giorno leva gli effetti di tolto. Leggiamo i messaggi, che cosa scrivono da casa sulla responsabilità di parola. Prego Sofia, bellissima ragazza nonché mia fidanzata. Sia alla TV che sui social network va molto di moda l'insulto e lo scontro. Basta pensare a quei programmi che hanno successo proprio per questo. Perché alla gente piace vedere il litigio? Francesca. Si devono sfogare, purtroppo. Beh, no, diciamolo che io personalmente che faccio ormai TV da 12 anni, mi è capitato di fare anche dei contenitori dove io in prima persona dovevo litigare. E diciamolo, fa parte del contenitore, c'è chi accetta di far parte di un sistema e poi magari segue un percorso come opinionista e va proprio lì con quel ruolo di dover anche litigare in ogni puntata che viene svolta di quel format, e c'è chi invece poi magari decide anche di dover proseguire la sua strada facendo un po' tirar fuori la sua personalità, perché poi fondamentalmente ricordiamolo, chi litiga così con molta leggerezza forse anche nella vita privata ha un po' qualcosa che... Proprio questo volevo dire, io a Grande Fratello mi sono trovata magari a relazionarmi con persone che all'interno della casa discutevano per motivi veramente futili, poi mi sono resa conto una volta uscita che erano così, cioè non è che fingessero o mantenessero una parte, quelle persone erano davvero così, cioè che comunque attiravano l'attenzione degli altri in questo modo, non era nelle mie corde, non lo capivo, ma questo non significa che non ci siano persone così al mondo, cioè anche in una cena succedeva che discutessero per questioni veramente assurde per me. Però ma c'è una parte nell'essere umano che ama il sangue, ama vedere la sofferenza altrui, altrimenti non si spiega perché, non lo so, nel Medioevo magari andavano tutti in piazza per vedere le persone che venivano uccise, esatto, oppure perché fossero così in voga, così in voga magari al tempo dei romani, i cristiani massacrati dai leoni al Colosseo. Quindi indubbiamente fa parte della natura umana questo istinto al sangue, all'odio, all'uccisione, però siccome ci siamo evoluti e comunque siamo anche molto altro, credo che dobbiamo sublimare, cioè dobbiamo scegliere di essere la versione migliore di noi stessi. Una cosa mi ha fatto molto piacere nella TV recente, il fatto che non sia stato diciamo premiato dagli ascolti l'immondo comportamento che hanno avuto all'interno dell'Isola dei Famosi verso Riccardo Fogli. Io penso che loro credessero che umiliare un uomo anziano mettendogli di fronte una situazione drammatica, se fosse stata vera, di tradimento della donna della sua vita, secondo me loro pensavano che avrebbero avuto uno share pazzesco. Quando hanno scoperto che così non è stato, perché evidentemente anche a casa forse si sono vergognati in quel momento di assistere alla sofferenza di un uomo, allora hanno fatto saltare teste, hanno fatto finta ma in realtà secondo me, io credo che sia stato invitato Riccardo Fogli proprio tenendo nel cassetto questa storia, cioè pensando al momento buono gliela tiriamo fuori. Io Ti posso dire una che cosa, ci sia stata una cattiveria assoluta, per fortuna, per fortuna non premiata dal pubblico, dico mamma mia, meno male che il pubblico a un certo punto ha detto no. Noi abbiamo avuto proprio la scorsa puntata uno degli ospiti che è stato coinvolto in
questo trittico. Beh, che in questo momento credo sia dove è giusto che sia, se mi concedi, anche se però non ti sono posso un dire una cosa, e questo un po' sta venendo fuori anche con la stampa. Dipende anche un po' da come tu ti rivolgi alle persone e come decidi di impostare una trasmissione. Perché personalmente quando io ho avuto il piacere insieme alla produzione di ospitare qui Fabrizio Corona, non abbiamo parlato di gossip, non abbiamo parlato di qualche tematica che potesse orientare in risposte di un certo tipo. Semplicemente è stata fatta un'intervista, a mio avviso, positiva, non conveniva che rispecchia un po' il contenitore di Milano Fashion Lovers, quindi credo che sia poi anche un gioco di squadra nel dover far parte di un sistema, perché alla fine, volendo o no, una persona si può tirare fuori. Quindi semplicemente bisogna anche rapportarsi in un modo, se si vuole, appunto, come hai detto tu, tirar fuori determinate cose o lasciarle semplicemente lì. Beh, allora sei riuscito a rendere elegante una persona che ha fatto di un'altra cifra stilistica la sua carriera, ha costruito sicuramente il suo personaggio su altri presupposti, vuol dire che la tua naturale sono eleganza... Sono riuscita anche a farlo sorridere. E allora è merito tuo, insomma, evidentemente in questa cornice decisamente più elegante, meno gossipata. Para, lui è riuscito a tirar fuori una parte buona che ha. Bravo, bravo te. Brava NM Management. Proseguiamo, un altro messaggio e poi scopriamo insieme qualcosa sulla nostra cosa. Oh mamma mia. I commenti negativi da parte degli sconosciuti possono davvero condizionare le nostre vite? Antonella da Pietra Liguri. E lei ha detto una cosa giustissima prima, che quando ti scrivono le cose ce ne sono mille che ti dicono come sei bella, come sei brava, quanto mi piace, e poi ce n'è uno che dice e però, e ti dice una cosa negativa e tu non dormi pensando a quell'uno che ti ha detto quella cosa. Non so perché siamo fatti così male. Però noi. C'è un'altra cosa che scatena, e comunque perché se tutti scrivono quanto sei bella, quanto sei brava, eccetera, eccetera, dopodiché se c'è uno che scrive il contrario e partono tutti contro. Però al di là di quello, è proprio la cosa che diamo più valore a quell'uno negativo che non ai 99 positivi. Lo faccio io per prima, però mi ha colpito infatti perché l'ha detto lei, ma io lo leggo continuamente nelle interviste di chiunque. Una volta mi ricordo l'aveva detto Nancy Brilli, capito? Le ha detto che anche lei quando le facevano i complimenti poi arrivava quello che le faceva l'appunto e lei basta, pensava solo all'appunto. Ma perché siamo fatti così male? Dovremmo goderci le cose belle. Io voglio appunto per questo un parere da ognuno di voi. Gennaro, c'è stato qualche messaggio nel corso di questi ultimi anni che ha criticato il tuo lavoro come make-up artist? No, quello mai. Qualche immagine di qualche big che tu sei andato ad inserire magari dopo un trucco e abbiano... Su come la penso sì, determinate cose. Quella è la fama. Ma meglio sul così mio lavoro, allora. Se devo dire la verità, mai. Bravo. Sono sempre stati molto gentili e carini. Rosaria, su di te durante una diretta è mai capitato che qualche giorno... No, vabbè, in continuazione, perché magari sbagli la pronuncia di un nome, sbagli una cosa. Oramai sono tutti maestri, ma io non tutti credo quelli che ti tu scrivono. No, sbaglio no. Perché sono umana anch'io. Però è la aspettare. Cosa che voglio dire, fa parte, quello fa parte del gioco. No, adesso la cosa che è ricorrente, ogni tanto ci sono quelli, sono stata molto tempo ad RDS, quindi sono ancora associata insomma a quella radio dove proprio sono cresciuta, sono entrata bambina. E allora ogni tanto adesso qualcuno mi scrive, perché non torni a RDS? Io mi faccio forza, non gli scrivo, però gli vorrei dire, guarda, io sono andata oltre, vai oltre anche tu, però non lo scrivo. Poi, no, non posso, però comunque voglio dire, con questa cosa mi colpisce, mi fa sorridere, però è una cosa bella, positiva, perché sì, vuol dai. Dire che ho lavorato bene, ho seminato bene. Ma adesso quel pubblico te lo porti anche a vedere sì. Caso. Tu, Barbara? Allora, io mi ricordo che proprio poco dopo uscita il Grande Fratello, una cosa che mi colpiva tantissimo è quando mi toccavano l'argomento lavoro, cioè mi dicevano tutti vai a lavorare, io dicevo ma porca miseria, ma io sono uscita a questo Grande Fratello, e io mi ricordo che io rispondevo semplicemente il Grande Fratello non mi ha regalato i soldi, ma tanti sogni, quindi sto lavorando, io facevo la cameriera, mi ricordo, e al bar mi fermavano le persone, ma ti hai fatto il Grande Fratello e sei a lavorare al bar? E facevo sì, perché non mi ha dato soldi, cioè mi ha dato la possibilità possibilmente magari di crearmi una carriera, di fare qualcosa, mi ha dato tanti sogni ma non soldi, quindi io faccio quello che facevo prima, facevo la cameriera alla stagione estiva, facevo quello, facevo la modella, fotomodella, anzi la fotomodella dopo il Grande Fratello non sono più riuscita a farla, però perché sei rimasta con i piedi per terra, perché la vita comunque continua dopo un reality e ognuno deve rimboccarsi le
mani. Se avessi presentato Sanremo magari me la tiravo un po' di più. Però ha fatto Grande Fratello, lo potevano fare chiunque. Ci sta, sei troppo impegnata. Io mi ricordo che tu ti eri fidanzata. Sì, esatto. Eri molto impegnata. Ero impegnata. bene. Ma dopo aver parlato di tutto quello che fa tendenza nel mondo del beauty, con la nostra voce più sexy della radio italiana, come di consueto con la nostra Katia Ferrante, affrontiamo la parte finale della puntata con un vis-à-vis attraverso l'ombelico. Ma scopriamo insieme la carriera della nostra Rosaria Renna attraverso questa clip. È la voce più sexy della radio italiana. È l'unica e inimitabile Rosaria Renna. Da sempre interessata al giornalismo e alla conduzione, Rosaria, già all'età di 18 anni, muove i primi passi come presentatrice radiofonica e televisiva. Il 1992 è l'anno della svolta. Entra a far parte di RDS, dove rimarrà per i successivi 25 anni. Interviste a ospiti importanti e gag divertenti, Rosaria è la regina indiscussa dell'emittente romana. Nel 2017 il colpo di scena. Lascia RDS e inizia una nuova avventura con Radio Monte Carlo, dove insieme a Max Venegoni conduce il programma Due come noi. Oltre alla radio si cimenta anche in TV con Piatti e Misfatti in coppia con lo chef Gregory Nallon. Che sia alla radio, in televisione o sui social, Rosaria sa sempre come essere protagonista. Eccoci, con questa bella presentazione di Rosaria Renna, siamo qui. Come le avete con... trovate queste cose? Ma guarda, io ho paura. Intervista con l'ombelico, più sexy di Milano Fashion Lovers. C'è la tua ragazza dietro e parli di la mia ragazza non si offende perché sa che amo solo. Vi lasciamo da sole, mi raccomando, sempre. Comportati bene. Mamma mia, io sono agitatissima, ho paura. No, loro assolutamente, loro fanno troppa scena. Ah, ok. Non ti preoccupare. Voi suggerite se sono difficili. Arrivano i suggerimenti. Soprattutto in matematica sono una capra, quindi mi raccomando, prego. No. Ma intanto volevamo sapere una cosa, ma tu già a 18 anni, no? Avevi messo i primi passi comunque nel mondo. No, guarda, io ti dirò di più, cioè lo so che è una roba che uno dice, ma che veramente? Io ho fatto il primo programma radiofonico, chiaramente non avendo idea che sarebbe diventato il mio lavoro e senza soldi. Quando avevo 13 anni, facevo la terza media, dietro casa mia a Monopoli, io sono pugliese, provincia di Bari, c'era Teleradio Antenna Monopoli, che ora non esiste più, erano le radio locali degli anni 80, e c'era questa radiolina piccolina e ci siamo inciampate, io e Daniela, la mia compagna di banco delle medie, e ci facevano fare un programma, avevano detto volete, cioè il sabato pomeriggio libero, e facevamo tipo un'ora, facevamo tutto noi, rispondevamo al telefono, mettevamo là, c'erano le puntine e il vinile, quindi sto parlando del 1802 più o meno, e era bellissimo, io lì ho scoperto un mondo, perché c'era tutta la musica, sai oggi per i ragazzi è semplice, hanno Spotify, hanno il web, allora non c'era niente, quindi avevo queste stanze piene di vinili che per me... mi si aprivano proprio gli occhi così, e poi la possibilità, io che amavo chiacchierare già da allora, diciamo che tu tiravi sul cursore del microfono, parlavi e pensavi che c'era un mondo sterminato che ti non mi ascoltava nessuno, perché credo che avessero tre ascoltatori, una sognatrice esatto. Che però poi insomma abbiamo visto, cioè, diciamo che in Fieri era, cioè è cominciato così, poi a 18 anni il primo contratto vero, ho fatto tutte le radio locali di Monopoli, Radio L, Radio Argento. E la prima vera con il contratto, io andavo ancora a scuola, facevo l'ultimo anno delle superiori, è stata Radio Nova. E lì quando ho realizzato che avrei preso più soldi io della pensione che prendeva mia mamma, lì ho capito, ho detto, fermo un attimo, questo può essere un lavoro, perché io volevo fare l'attrice, studiavo dizione, ho fatto un sacco di cose. Comunque un artista, dai. Sì, diciamo qualcosa che aveva, volevo anche fare la scrittrice quando ero più piccolina, qualcosa che avesse a che fare con le parole, con l'esprimersi, con la lettura, insomma, quindi comunque insomma sono rimasta lì. Un piano B eventualmente te l'hai pensato? No, a parte perché in realtà era questo il piano B. Ah, era tutto quindi, sì, tutto questo... Sì, cioè mi è successo pensando di fare altro, in realtà poi mi sono costruita la mia strada, perché poi nel
92 sono arrivata a RDS a Roma per l'appunto, e quindi poi da lì insomma una lunga cavalcata che mi ha portato al momento a Milano, a Radio Monte Carlo, dove mi trovo molto bene, insomma seguo il cinema, la musica, abbiamo tanti ospiti, poi con Max Venegoni mi trovo benissimo, lo considero un regalo della vita, veramente una persona speciale, vabbè, uno che ha creato la radio, era uno di quelli che io quando ero più ragazzina ascoltavo. E sì, era 105, insomma 105 DJ erano le radio con cui noi pugliesi siamo cresciuti. Sì. Ma c'è stato, visto che ho letto e mi sono un po' informata, sì, sei stata comunque alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi insomma avrai incontrato delle personalità grazie a Radio Monte Carlo, ho fatto questa esperienza pazzesca. Qualcuno che ti ha colpito in qualche modo? Guarda, siamo stati radio ufficiale, quindi capisci che ogni giorno, ogni due anni fa, ogni giorno entrava, si apriva la porta, entrava George Clooney, ecco appunto, insomma, Julianne Moore, Matt Damon, Jim Carrey, personaggi di un certo calibro, tutti, Jane Fonda, Robert Redford, Penelope Cruz, Javier Bardem, cioè io ho passato 13 giorni in Laguna, così proprio, cioè, ma veramente poi il massimo è stato Javier Bardem, perché aveva due film, uno con Penelope Cruz e l'altro con Jennifer Lawrence, che è venuto il giorno prima con Jennifer Lawrence, e prima di andare via, siccome eravamo la radio ufficiale, sapeva che sarebbe venuto anche il giorno dopo, mi fa: ci vediamo domani, cioè Javier Bardem che ti dice ci vediamo domani, quindi sì, no, ancora non ci credo, quando vedo le foto dico ma veramente sono io a Venezia con questi qui, bellissima, esperienza meravigliosa. Qualcuno invece che ti ha deluso per qualche dettaglio, qualche caratteristica, no, tutto diciamo che ci sono delle persone che ti deludono, che sono difficili da trattare, certo. Non farò nomi, ma c'è un notissimo attore italiano che io adoro, relativamente giovane, insomma di quelli tra i giovani, io adoro, però l'ho intervistato due volte e lì mi sono dovuta travestire da Croce Rossina, psicologa, perché un po' di tutto, insomma, sì, un po' di tutto, perché però non ti farò il nome, perché i nomi non si fanno, troppo cattivi, no, i nomi non si fanno, però sì, ci sono anche quelli che ti deludono purtroppo, diciamo, sì. Ma oltre essere ovviamente una conduttrice di un certo tipo, ma ho visto che fai anche qualcosa di televisivo adesso, quindi di cucina, tra l'altro. Ho fatto questa bella esperienza da Alice con Gregorina Lonna, che ora sta lavorando con Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco, quindi ho avuto l'upgrade, sono felice per lui, e piatti e misfatti, perché lui cucina e io faccio i disastri in cucina, quindi è un'esperienza bellissima, molto bella anche quella. Quindi insomma lavori quindi sia in televisione che in radio, ma la differenza poi in realtà proprio come conduttrice, qual è la diversità tra questi due aspetti? Cioè uno è online, on air, no? Quindi vai e sei subito in onda, no? Quindi non puoi sbagliare in un certo senso, no? Nel senso che la TV ti aiuti magari, ecco, anche con l'atteggiamento. Poi io sono proprio italiana, avevi visto come gesticolo qualche tempo fa. Tim Burton, che era a Roma per ritirare il David alla carriera, ha detto che lo prendono per italiano perché gesticola molto. Io sono proprio italiana, io gesticolo, mi aiuto moltissimo. E diciamo che in televisione magari ti puoi anche aiutare con la fisicità, comunichi anche con il corpo, con il viso, invece in radio devi essere pura essenza, quindi devi veramente comunicare qualcosa. Comunicazione, due splendide donne. Una con ombelico e l'altra. Guarda, ho coperto perché sennò Anthony non si sa. Certo, c'è l'ombelico e non si vede. Ce l'abbiamo tutti l'ombelico. Bene, vorrei qua vicino a me gli altri due ospiti della nostra puntata, Barbara Donadio e Gennaro Marchese. Per concludere, guarda che insieme. Bello, bellissimo. Guardate che bel cuore. Che bel quadretto. Spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo la prossima puntata. Ringrazio tutti quanti i nostri ospiti per essere stati qua con noi. Grazie a voi. Ringrazio la nostra Rosaria Renna. Grazie Anthony, grazie a voi per avermi anche raccontata, perché poi in radio non ti racconti tanto, fai raccontare agli altri. Sì, è vero. La loro vita, e noi siamo riusciti a Milano Fashion Lovers ad attraversare un po' anche il tuo percorso. Grazie, è stato un piacere. Da qui nascono tante collaborazioni, è nato un bel trio, perché Gennaro farà la sua prima linea, quindi seguirà lei attraverso Barbara con la sua promozione. Io la testerò per tu vedere. Tu la testerai? Certo. Tu dovevi pubblicizzarla in radio, io dovevo testare perché ho la testa salta che sono. Ah, quella testa dura, ok. Ma anche noi pugliesi abbiamo la testa dura. Guarderete. Noi guardiamo. Noi ci vediamo
Noi ci vediamo alla prossima puntata con un tema importante a cui ci teniamo tantissimo. Milano Fashion Lovers avrà una trasformazione. Per una puntata nello speciale diventerà Italia Fashion Lovers con tanti illustri ospiti. Affronteremo il tema del femminicidio contro la violenza delle donne, di genere e anche contro gli uomini, perché la violenza di genere fa parte di tutto un meccanismo che sicuramente dovrebbe essere annientato già da tempo, ma ancora purtroppo ci sono tanti tanti casi. Lo affronteremo in uno speciale la prossima puntata. Nel frattempo, con i miei ospiti, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a Milano Fashion Lovers. Ciao! Oh my God! Benvenute amiche e amici di Fashion Lover. La rubrica Ma come ti trucchi ci svelerà i segreti di bellezza delle star internazionali e soprattutto io sarò la voce fuori dal coro che difende tutte le donne che si sentono un po' snobbate dal mondo della bellezza, dall'industria del beauty, perché tendiamo ad ovalizzare tutto il mondo con questa tridimensionalità accentuata, ma quello che fa la differenza è un piccolo difetto, una piccola simmetria che tutti abbiamo e ci rende unici. Io nasco nel mondo degli effetti speciali e quello che ho visto far diventare vera una cosa che ricreiamo in studio è proprio l'imperfezione, e divideremo in questi appuntamenti il trucco artistico dal trucco da giorno, perché anche le celebrità, quando hanno finito lo show, si struccano e entrano nella vita reale. Vedremo come ricreare i look più celebri che vediamo sui red carpet, al cinema e nei video, e faremo passo passo, con i prodotti giusti, qualcosa di semplice che potete fare anche voi a casa. Diamo il benvenuto alla ragazza che viene dal Bronx e che ha conquistato tutto il mondo col suo fascino e la bellezza latina, J-Lo! La ricordiamo tutti vestita di strass con una tutina semitrasparente nel tour mondiale che ha visitato anche l'Italia e quindi l'Europa, di una bellezza che ha sdoganato le curvi e le forme in grande contrasto con la moda, con l'haute couture, perché celebra sempre la magrezza, ma lei ha detto no, donne. Anche con un lato B importante, soprattutto è una caratteristica che piace molto, potete essere sensuali e sinuose. Una bellezza che è cambiata nel tempo, perché lei nasce con un capello riccio, con un moro molto intenso, che ha poi creato qualcosa di un pochino più europeo. E questo, se ci fate caso, succede a tutte le celebrità. Anche Whitney Houston, scusatemi, mi viene a Naomi Campbell. Whitney Houston, anche lei nel tempo si è sempre più europeizzata, perché sono un po' le leggi del mercato che, ricreando dei look più sdoganabili e più vendibili in tutto il mondo, fanno sì che le celebrità arrivino dirette un po' a tutti. Vedete che lei è la regina dell'effetto strobo, ed è un effetto che viene dagli Stati Uniti, che ha superato l'effetto glow. Prima l'effetto glow era la pelle idratata, luminosa, quell'effetto salutare, sano, compatto. L'effetto glow nello strobo è ancora qualcosa di più accentuato. Lo vediamo nelle zone degli zigomi e delle palpebre, perché in realtà lei, che a me piace molto, che a tantissimi piace molto perché ha un fascino super esotico, ha degli occhi molto piccoli, e sono tante domande che arrivano da casa sul concetto: ho un occhio piccolo, come faccio ad ingrandirlo? Si possono ingrandire gli occhi con gli illuminanti. Vedete che lei ha tutta palpebra, nel gioco dell'arcata mobile ha questo highlighter, che sono questi illuminanti di ultima generazione con dei microcristalli. I più efficaci sono quelli con la polvere di diamante, che ha una altissima capacità di riflettere la luce e quindi di fare questo effetto strobo, quasi iridescente, opalescente. Il segreto per riportare questo look ai giorni nostri è
ricreare gli stessi punti luce su palpebra, zigomo e labbra, perché così gli accenti non sono staccati dal viso, ma ricreando gli stessi punti di luce sulle palpebre, sulle labbra e al centro dello zigomo, anche questo effetto strobo che in fotografia rende tanto, dal vivo un po' meno, diventa più naturale perché si riequilibrano anche sul viso i punti luce. Dove trovarli? Ce ne sono tantissimi e di diverse texture, ce ne sono da in stick che sono come dei rossetti che si possono applicare dappertutto, sono all over, si chiamano all over su tutto il viso, oppure in polvere, oppure liquidi. Quelli più difficili sono quelli liquidi perché normalmente hanno una pigmentazione molto intensa e quindi i makeup artist normalmente li miscelano con i fondotinta. Quelli più facili sono quelli in polvere che si possono applicare sia sugli occhi se sono senza allergeni che sugli zigomi, oppure in stick che quando la palpebra non è più giovanissima e quindi ha bisogno di un'accortezza in più, lo stick che è una crema molto compatta ha una lunga tenuta e quindi anche se la palpebra ha perso un po' di tono, chi se ne frega, l'effetto strobo da oggi è sdoganato per tutti. Ci sono tantissime domande che arrivano dalle amiche a casa che ci seguono e se avete qualche curiosità mandateci anche voi una email. In sovraimpressione trovate l'indirizzo e c'è Alessandra che mi chiede: Paolo, non so mai che tipo di fondotinta scegliere perché la profumeria mi dice che i fluidi vanno bene per idratare, i compatti vanno bene per le pelli miste, il compatto in polvere o il pan stick vanno bene invece per chi ha l'acne, la cuperosa, qualche difetto importante da coprire. Non è vero, perché il segreto della differenza tra le texture di fondotinta non è il tipo di pelle. Ci sono fluidi che vanno bene per la pelle mista, per la pelle disidratata, ci sono compatti che vanno bene per la pelle mista, per la pelle disidratata. La vera differenza è l'effetto che volete avere. Il fluido, il compatto o i compatti in polvere, che sono quelli più coprenti, assorbono una quantità di luce differente. Quindi se volete un effetto naturale, perché vi piace sembrare un pochino meno truccate, i fluidi sicuramente sono i prodotti che fanno per voi. Se vi piace un effetto coprente ma con una buona traslucenza, prediligete un compatto cremoso, ce ne sono di tantissimi tipi, normalmente hanno una spugnetta applicatrice. E poi il compatto in polvere invece, se dovete coprire tantissime magagne, ci sono persone che hanno inestetismi, se vogliamo chiamarli così, come gli angiomi piani, come delle piccole macchie, pigmentazioni marroni. Se avete un difetto importante da coprire, i compatti in polvere sono il prodotto che fa per voi, perché assorbono meno luce, vuol dire che la rimbalzano e quindi coprano molto di più. La vera differenza nelle texture del fondotinta è proprio questa. Poi abbiamo Carmela che ci scrive: Paolo, non ho mai trovato il correttore perfetto, il correttore che funzioni, perché quando metto il correttore le occhiaie si vedono ancora di più e soprattutto nel contorno occhi, appena mi metto il correttore le rughe del contorno occhi si vedono ancora di più. Carmela, hai ragione, perché il correttore, se non è del colore giusto per neutralizzare quello che è il difetto, non fa altro che accentuarlo. Come scegliere il colore giusto? State sicure che un rosa salmone, che sia più chiaro o più scuro, è il colore perfetto che neutralizza il colore dell'ombra. Perché parlo di ombre? Perché noi i difetti sul viso li vediamo perché sono delle ombre. Le occhiaie le vediamo perché sono delle ombre, le rughe le vediamo perché sono delle ombre, i pori li vediamo perché sono delle ombre rispetto alla pelle che è un piano più in luce. Quindi se troviamo il colore di correttore perfetto che neutralizza questo grigio marrone delle ombre, farà il suo lavoro e quindi ne basterà pochissimo. E perché un correttore dovrebbe andare bene per tutti? Perché su tutte le etnie, che voi abbiate la pelle nera, la pelle asiatica, la pelle bianca, le ombre sono su tutti i fototipi lo stesso colore. Un grigio marrone che grazie a questo rosa salmone freddo si neutralizza e minimizza quello che è il difetto. L'unica accortezza, soprattutto nel contorno occhi, vi consiglio di utilizzare un correttore liquido perché sono più aderenti, hanno meno spessore rispetto ai correttori compatti o in crema.
e di sceglierne uno con qualche attivo anti-age come la vitamina E, l'acido ialuronico, perché rimanendo elastici in una zona come quella degli occhi che tende ad avere molta mimica segnerà meno le rughe. Gli illuminanti, che sono questi correttori liquidi, hanno meno spessore, quindi accentuano meno le rughe. Ne basta pochino, sfumatelo bene e vedrete che magari non diventiamo Farrah Fawcett, ma sicuramente miglioriamo l'aspetto e non accentuiamo il difetto. Vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Scriveteci se avete qualche domanda, qualche curiosità nel mondo del beauty. Ci vediamo alla prossima rubrica. Un bacione, grazie.